Invece sul lavoro io penso che, e noi lo abbiamo sempre detto, che è evidente che il blocco dei licenziamenti è un'operazione che va fatta e va fatta nel rispetto di chi rischia di restare senza lavoro e senza strumenti alternativi al lavoro, perché purtroppo questo paese, complice anche la Lega insieme al Movimento 5 Stelle, si è dotato di uno strumento completamente sgangherato che si chiama reddito di cittadinanza, che può affrontare chi sicuramente non può affrontare chi si trova senza lavoro per ricollocarlo. Quindi il blocco dei licenziamenti è un blocco che con le dovute attenzioni va posto e va messo. Palazzo Chigi ha scritto anche in una nota recente che la norma si sta lavorando e noi siamo sulla sintesi che Palazzo Chigi troverà. Aggiungo troverà o ha già trovato, onorevole Rosato, perché Orlando ha detto che la sintesi è questa. O sbaglio, Luca? Cioè, no, Orlando ha detto che il provvedimento è stato approvato all'unanimità in Consiglio dei Ministri. Cioè, lei mi sta dicendo che lo potete rivedere ulteriormente, che non è stato approvato all'unanimità? No, i provvedimenti sono sempre approvati all'unanimità dal Consiglio dei Ministri, ma come sempre avviene in questi decreti, ci può essere qualche discussione su alcuni punti che non vengono approfonditi fin nel dettaglio. Quindi vediamo cosa è il testo su cui sta lavorando Palazzo Chigi. Sono certo che una sintesi verrà trovata, sarà una sintesi virtuosa che mette tutti insieme. Volevo aggiungere solo che si possono bloccare finché vogliamo i licenziamenti. Quello che non si può bloccare sono i fallimenti, e su questo Confindustria ha ragione quando dice attenzione, che noi dobbiamo trovare una modalità per cui gli esuberi di personale nei settori su cui ci sarà un esubero di personale, nelle aziende dove ci sarà un esubero di personale, devono essere guidati anche nella logica di non far fallire le aziende. Quindi bisogna trovare modi per proteggere quei lavoratori, ma modi anche per proteggere gli imprenditori, che non sono nemici della società. Gli imprenditori sono quelli Chiaro. Che costruiscono le occasioni È di chiaro, lavoro. Onorevole e quindi Rosato, questa difesa in cui c'è da una parte lavoro, dall'altra parte l'impresa. Non le piace la distinzione buoni e cattivi. L'onorevole Fassina scuoteva il capo. Onorevole Fassina, intanto la replica.